Durante la giornata di ieri, un trapper romano, amico di Gallagher di nome Bohem, ha postato sulle sue Instagram stories delle cose molto ma molto pesanti. Infatti quella faccia rovinata e sporca di sangue asterisce di essere stato picchiato niente di meno che da Tony F. Il motivo del litigio sembrerebbe ancora non chiaro, visto che deriva da dei messaggi privati che lui si sono scambiati. C'è anche da dire che Tony nelle sue stories ha mandato una chiara frecciatina a questa persona prima, dato che ha pubblicato questa storia qui dicendo che il Rione non li riconosce e che non devono fare musica dicendo di essere del Rione. Ovviamente anche da questa storia non sono ben chiari i motivi per cui Tony dovrebbe arrivare a un gesto simile, e soprattutto non essendo ancora arrivata la versione ufficiale di Tony non possiamo neanche sapere per certo che è stato realmente Tony, quindi attendiamo, poi sentiamo e vediamo cosa succederà. Nel frattempo vi lascio le stories che sono comunque molto molto pesanti, quindi sconsiglio la visione a un pubblico più piccolo. Fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate. Noi ci vediamo in un prossimo video, in linea allo studio. Sono venuto da solo senza un cazzo, senza i pugni di ferro tua, pugni di ferro, cose, eh? Moia, adesso c'è un problema grosso, finisco di mettermi i punti, che mi devono mettere i punti sia sopra che qua sotto, che sono tutto aperto, finisco di mettermi i punti, sono aperto anche sotto il mento, perché c'avevi tutte cose di ferro in mano. Con le cose di ferro mi hai aperto il mento, qua. Adesso so cazzi tua. Questi sono i vostri idoli, parlo d'amore, faccio le canzoni d'amore, questi sono i vostri idoli, raga. Ripeto, questi sono i vostri idoli. Ripeto, e non te pensa che sto da solo. Questi sono i vostri idoli, te sei Tony. Adesso non ti pensare che sto da solo. Non lo sai chi ha menato di fratello. Coi cosi di ferro in mano, coi pugni di ferro. Adesso non ti preoccupare Tony, che io non ci vado dai carabinieri. Oh! Vieni zona mia, mo che te lo pago io il taxi. Ora io te lo pago, non faccio come te che c'hai solo 20 euro in saccoccia, tossico de bottia. Te fumi una bottia, non c'ha manco 20 euro in saccoccia per pagare taxi, a tossico. Mo vieni zona, te lo pago io te lo pago 20 euro però. Vieni, fratello. Vieni, merda. Vieni, pezzo di merda. Nano da giardino bastardo, vieni a mani. Arrivi, mo i ferri in mano. Mo rivieco tutti i fiori, mo portate quello che cazzo te pare. Hai sbagliato proprio, bro. Mi dispiace per te. 2-3 giorni sto bene, bro. Ti preoccupa. Raga, per favore, mi sto sentendo male, sto a prendere la metro e me ne sto andando a casa. Mi sto sentendo male, non posso rispondere. Non vi preoccupate, raga, sto bene, vado a casa. La giustizia esiste, raga, il karma esiste, la giustizia esiste. Ve voglio bene a tutti, quelli che mi hanno scritto, mi avete mandato tantissimi messaggi, mi state a riempire, ve voglio bene a tutti, ma non vi preoccupate, raga, la giustizia esiste, raga. No, la giustizia. Anzi, mostrate amore, faccio le canzoni d'amore io. Mostrate amore, andate ad ascoltare tutti gli EP. Andate a vedere tutto il nuovo video che è uscito ieri di più niente. Brutto infame. Il taxi che hai danneggiato sa tutto. Gli devi ancora dei soldi. Mi stai scrivendo messaggi che non siete di stappare al culo. Sa già tutto tutta Italia. Allora adesso ti devi assumere le conseguenze visto che sei uomo. E metto tutti i screen che ho che mi mandavi prima. C'ho tutti i screen, c'ha tutto, sanno tutto, tutti, è inutile che parli, continua a mandarmi messaggi, ti stai a parare al culo, adesso ti assumi le conseguenze, infame.